Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di hard disk. E sì, oggi voglio parlare di un argomento che tocca in tanti, in verità tocca praticamente chiunque possa avere a che fare con un computer. Ma il mio discorso naturalmente è indirizzato a chi con il computer ci lavora, a chi con i dati ci lavora, e quindi parliamo di praticamente tutti i professionisti digitali, che sia fotografo, che sia videomaker, ma che siano anche gli amatori, perché questo discorso vale anche per loro. Parliamo dell'archiviazione. Ora, io quello che voglio fare è raccontarvi come io archivio i dati, perché è un argomento molto sensibile. È un argomento molto sensibile perché c'è il rischio di perdere il lavoro svolto. A volte può essere un problema se sei un amatore, a volte è proprio un rischio legato all'attività, quindi è importantissimo avere un proprio sistema di archiviazione dati. Cominciamo subito. Io come lavoro normalmente? Normalmente sulla mia macchina, sulla mia postazione, ho tre hard disk. Normalmente ho l'SSD per il sistema operativo e i software, ho un hard disk per tutti i progetti e un altro hard disk invece dove carico tutti i materiali, il girato ad esempio di un progetto, di un lavoro. Quindi ho questa configurazione di hard disk, ma contemporaneamente io ho una seconda copia del girato su un NAS e quando ho terminato di lavorare ai vari progetti copio tutto su due hard disk. Ora, vi faccio vedere io come archivio i miei dati. Vi ho spiegato velocemente quello che io faccio per archiviare il mio processo, il mio workflow, ma vi faccio vedere che cosa faccio io. Io custodisco, per ora sono solo 5 di queste, e sono delle valigette che all'interno portano 10 slot per hard disk, da 3,5 pollici, quelli là interni per intenderci, e io faccio doppia copia di ognuno. Praticamente io qua adesso in questo ho l'archivio 11 master, l'archivio 11 backup e così via, archivio 12, archivio 13 e questo qua arriva fino all'archivio 15, ed ho 5 di queste valigie. Gli hard disk non sono tutti quanti uguali, alcuni sono da 2 tera, alcuni sono da 3 tera, alcuni sono da 4 tera. È una spesa fare questo e mantenere questo genere di archivio, ma purtroppo essendo dei sistemi meccanici e magnetici, nel tempo potrebbero non funzionare, potrebbero danneggiarsi, causa umidità, causa urti, causa spostamenti. Per questo ho scelto una valigia che almeno copre gli urti, almeno, tanto stanno fermi in un sol posto, ma nel caso dovessi trasportarli per, ad esempio, un trasloco, sono in una valigetta gommata, quindi almeno l'urto non lo dovrebbero sentire. E proprio per star sicuro io ho sempre doppia copia dello stesso hard disk. Così facendo ho almeno il doppio delle possibilità di poter recuperare, nell'eventualità mi dovesse servire, un file di un progetto vecchio. Questa cosa io naturalmente non l'ho cominciata da quando ho cominciato a lavorare, quindi non ho tutti i file di quando ho cominciato la mia attività, ma questa pratica l'ho cominciata circa 6 anni fa. E 6 anni fa io cosa facevo? Avevo una copia su un solo hard disk e avevo tutti hard disk conservati all'interno di un mobile. Mi sono reso conto che purtroppo non era la soluzione né ottimale né adatta per la conservazione, perché poteva rompersi uno di questi hard disk, e quindi cosa ho cominciato a fare? A comprare un hard disk di copia e a fare tutte le copie di backup. E un'altra informazione che potrebbe risultare utile a molti di voi, in special modo chi utilizza sia Mac che PC, è il tipo di formattazione da utilizzare su questi hard disk per poterli leggere sia da un lato che dall'altro. La formattazione è la exFAT. Questo tipo di formattazione nasce proprio per mettere in comunicazione sia chi utilizza PC che chi usa Mac. Quindi una volta formattato in exFAT si può fare sia da PC che da Mac, buttate i file sopra e lo stesso hard disk potrà essere letto sia da un lato che dall'altro. Poi, per poter leggere gli hard disk, ci sono le docking station. Ce ne sono di tantissime tipologie diverse. Vi linko qui sotto quella che utilizzo più spesso e ne ho due vicino a ogni computer, quindi perché a volte mi capita di dover fare delle copie, di dover lavorare su due hard disk contemporaneamente, ma cerco sempre naturalmente di ottimizzare lo spazio su ogni hard disk quando posso. E ad esempio di un progetto io conservo sempre due tipologie di cartelle, quella con i file girati e quella con i progetti. Cerco di farle andare sempre sullo stesso hard disk, così che se domani devo ritornare su quel progetto
metto quell'hard disk e so già che posso lavorare già direttamente dal lab, mi basta ricollegare tutti i file perché sono su quell'hard disk là. Nel caso è capitato, ad esempio, di progetti dove che mi hanno occupato più di un hard disk, allora io ne monto due in parallelo e lavoro su entrambi, le dock station. Naturalmente le dock station devono essere almeno USB 3.0 per avere quel margine di 150 MB per secondo per poter lavorare, perché altrimenti sarebbe molto ma molto più lento il processo. Quindi quello che vi consiglio è di spendere un pochino più per le dock station, che comunque costano poco. Quella che vi linko io, che utilizziamo in ufficio, ne abbiamo quasi 30 di queste dock station, funzionano alla grande, sono USB 3.0 e vanno abbastanza bene. Naturalmente c'è sempre di meglio, quindi ci sono anche quelle da 3.1 e quelle Thunderbolt, naturalmente costano molto di più, bisogna avere la predisposizione per poterlo fare. Ma mi domanderete, ma se io voglio trasportare un hard disk, che faccio? Me lo prendo dalla valigia o mi porto tutta la valigia intera? No, ho un'altra soluzione, questa soluzione me l'ha data un mio caro amico, che è molto intelligente, ed è questa. Quando mi capita di dover portare ad esempio un hard disk a casa perché devo continuare un progetto a casa, ho comprato, abbiamo comprato e abbiamo tantissime di queste, queste valigette qua. Queste valigette che sono queste più piccoline, sono gommate all'interno. Questa qua ad esempio è un pochino più grande e ce ne entrano addirittura due gli hard disk. Sono valigie portapistola. Sì, si trovano tranquillamente in commercio anche su Amazon. Costano un pochino, non costano pochissimo, ogni valigetta costa intorno ai 5-6 euro, alcune 10, dipende poi dal modello, dal tipo di plastica in cui sono fatte. Nascono per il trasporto delle pistole, quelle lì ad aria compressa o addirittura per le pistole normali, ma essendo un articolo sportivo si trovano su tantissimi store, su eBay, su Amazon, perché comunque... le armi, non giocattolo, ma le armi, quelle ad aria compressa, vengono utilizzate per lo sport, quindi è un prodotto che si trova tranquillamente in commercio, e sono delle semplici valigette che, essendo gommate, permettono il trasporto di un hard disk. E a volte, ad esempio, quando trasportiamo un hard disk mettiamo anche una dock station all'interno, così che se dove andiamo non abbiamo la dock, abbiamo la dock con noi. Insomma, conservare in questo modo i nostri file è abbastanza costoso ed oneroso, me ne rendo conto. Ma mi sono reso conto nel tempo che per star sicuri, per avere tutto il materiale, per essere sicuri di non perdere mai nulla, è meglio investire qualcosina in più e non avere il problema dopo. Insomma, spero che questo video vi sia risultato utile, vi sia piaciuto. Se così è stato potete lasciare un mi piace, se avete delle domande potete scrivermele qui sotto nei commenti, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di seguirmi su tutti i social, dove anche lì sono abbastanza attivo. Insomma, cos'altro dirvi? Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video!